Quando si gioca, capita di dover saltare un turno, per poi però ripartire con ancora più sprint. È il caso dei Giovedì sotto le stelle, l'iniziativa che tutti gli anni d'estate, una volta a settimana, trasforma Piazza 20 Settembre in un grande parco giochi a cielo aperto. Quasi tutti gli anni, a dirla tutta, perché nel 2020 il Covid-19 ha costretto il comune di Fano a fare un passo indietro. Ma ora è di nuovo tutto pronto. Dal 1 luglio al 2 settembre, quella del giovedì tornerà a essere la serata del gioco e del divertimento dedicata ai più piccoli. Ogni giovedì ci sarà un'associazione diversa che proporrà ai bambini giochi vari, quest'anno sicuramente rispettando ancora tutte le norme di sicurezza per il Covid, però insomma cercheremo anche di ospitare più bambini possibili, magari divisi in gruppi, eccetera. Le tematiche sono quelle classiche della città dei bambini, quindi l'ambiente, l'educazione, la solidarietà, tutte a sfondo giocoso e divertente. Si inizia domani 1 luglio dalle 9 alle 11 in piazza. Ci sarà una passeggiata a sfondo storico, quindi sempre educativo, però in modo giocoso, con costumi, cose varie, facendo un giro, un gioco itinerante nei luoghi storici della città, dall'Arco d'Augusto a Porta della Mandria fino alla piazza. Ci saranno anche spettacoli che coinvolgeranno direttamente i bambini. Ci sarà anche il nostro gruppo di Stefania Carboni, più avanti questo in agosto, Stefania Carbone e Giorgio Caselli che riproporranno Rodariando, ma ci sarà Legambiente che farà dei laboratori, dei giochi sull'ambiente, l'Avis che proporrà dei giochi addirittura individuali per i bambini sul valore della donazione, della solidarietà e altre cose di questo genere. Il calendario completo lo pubblicheremo a breve, quindi, e comunque potete trovare sempre la comunicazione sulla pagina Facebook della Città dei Bambini. Ma non è tutto, perché quest'anno i Giovedì sotto le stelle avranno un valore aggiunto, quello di contribuire alle celebrazioni per i 30 anni del grande macro progetto ideato proprio per i più piccoli. Niente meno che Fano Città delle Bambine e dei bambini. Per questo trentennale della Città dei Bambini, una serie di eventi molto ricca e molto articolata. Il programma è partito, è stato avviato in aprile e durerà fino a maggio dell'anno prossimo, quindi del 2022, quando finalmente riusciremo a rifare la città da giocare, invadendo la città di bambini che si muovono nella città e giocano. Beh, 30 anni sono un numero significativo, significa che si è fatta tanta strada, tanti esperimenti, esperienze, e questo, i risultati si sono visti e ci portano ad avere una vetrina nazionale e internazionale. In occasione del trentennale c'è stato un ricco programma di eventi celebrativi e non solo. Tra questi sono anche tante attività che diventano eventi singoli. Ci stiamo avvicinando, siamo in piena estate, quindi diventano anche attività di promozione. Oggi abbiamo presentato Giovedì sotto le stelle. Mi fa molto piacere perché è anche un messaggio forte, visto che lo scorso anno non era stato possibile organizzarlo. Noi sappiamo che durante la pandemia coloro che sono stati tra quelli più colpiti, le bambine e i bambini che hanno dovuto sacrificarsi, e sappiamo benissimo il desiderio che i bambini hanno nel poter essere espansivi, nel poter socializzare, nel poter condividere momenti anche di gioco. Ecco, con questi eventi, pur nel rispetto delle regole, con tutte le prudenze, però in modo di tornare alla quasi normalità. Quindi un bel messaggio di prospettiva e di fiducia, ma è anche una bella iniziativa che piace ai bambini, piace ai genitori, ed è anche, visto che siamo città turistica, anche un'occasione per i bambini che vengono a fare una vacanza da Piccolo Principe nella nostra città.